L'università italiana è un asset importantissimo di questo paese, insieme ad altri come le imprese, come l'insegnamento della lingua. Ci sono molte eccellenze all'università italiana che vanno connesse con la domanda che c'è di modello di studi superiori italiani all'estero. Studiare in Italia, in un'università italiana, significa raggiungere l'eccellenza, perché noi siamo un marchio di qualità non solo per i bei prodotti della moda o le macchine italiane, ma lo siamo anche e soprattutto per la cultura, per la storia e per l'identità di un popolo, di un paese. Per cui venire ad esempio a studiare archeologia o a studiare architettura o a studiare letteratura in Italia significa attingere all'eccellenza. Ecco perché molti vogliono questi corsi e li vogliono in lingua italiana, non solo in inglese, come già le università italiane sono attrezzate a fare. Ma intanto è la prima volta che riuniamo il sistema universitario con il sistema istituzionale, con il Ministero degli Affari Esteri, con il MIUR, con la CRUI e anche con Confindustria, per definire linee strategiche dell'internazionalizzazione del sistema universitario. Cosa significa internazionalizzazione? Significa che noi vogliamo promuovere opportunità di studio per i giovani italiani all'estero, ma vogliamo anche attrarre studenti italiani, sia a crescere di numero, ma anche di qualità di talenti che noi attraiamo. Presidente Romiti, l'Italia è ancora una prospettiva allettante per uno studente straniero? Io credo di sì, credo che dobbiamo fare del tutto perché si ritorni ad essere quella che era un tempo, un faro d'attrazione notevole, come io vedo girando il mondo, ancora oggi essere l'Italia.